Ti invito però a guardare oltre al video per il tuo segno zodiacale anche quello per il tuo segno ascendente e, se lo conosci, anche per il segno in cui hai la luna. Questo è importante per darti più accuratezza nella previsione, ok? Buona visione! Ciao Bilancia, benvenuto. Andiamo a vedere anche per il tuo segno zodiacale. Vediamo l'oroscopo settimanale dal 31 agosto al 6 settembre. Lo faremo grazie all'astrologia, ma anche grazie alla cartomanzia e ai miei tarocchi. Allora, andiamo a chiedere, poi vediamo un pochino anche i pianeti cosa dicono. Dunque, come sarà, cosa accadrà durante la settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2020 al segno zodiacale della Bilancia. Vediamo per il segno zodiacale Bilancia quali saranno gli avvenimenti, che cosa accadrà. Allora, questa è la prima che è uscita e poi andiamo in ordine. Allora, come trascorrerà la settimana il segno zodiacale della Bilancia? E ora? Questa è uscita prima, poi c'è questa e poi c'è l'altra. Allora, innanzitutto partiamo dall'astrologia. Allora, l'astrologia è il transito, quello un pochino più, diciamo così, cruento durante questa settimana, è senz'altro Marte in Ariete. Marte sta camminando nel segno zodiacale opposto al tuo, quindi lo dice la parola. C'è qualcosa o qualcuno che si oppone, che si opporrà a te. Io te lo spiego terra terra, insomma, per esprimermi al meglio, per farti capire. Quindi qui c'è un qualcuno che ci andrà contro, che ci combatte, che ci irrita, che ci fa arrabbiare. Effettivamente qui subito a bomba fanno vedere questo re di spade, quindi un uomo molto fermo, molto risoluto, anche abbastanza cinico, abbastanza freddo e anche molto molto bugiardo. Oserei dire io, qui c'è un uomo che proprio non riesce a trasmettere un minimo d'affetto, un minimo d'amore, un minimo di calore. Potrebbe essere una persona che, come ti posso dire, diciamo che ce lo sentiamo sfuggire dalle mani, una persona sfuggente, quindi bugiarda. Anche, voglio dire, io ho visto qui come si sono messe le carte, non voglio dire ladra, però passatemi il termine, un po' opportunista, cioè della serie viene, prende quello che deve prendere e se ne va, egoista in questo senso, capito? Quindi può essere di denaro, ma anche proprio di affetto, cioè prendo ma non do all'altra persona, non so se mi sto spiegando. Qui, guarda, durante questa settimana ci vedo anche delle lacrime, una situazione un pochino che ci terrà inquiete o inquieti, naturalmente. Qui fanno vedere proprio una situazione poco simpatica, sicuramente. Ma qui, in special modo se siete donna, io vedo che qui una scappatoia, una via di uscita da questa situazione che potrebbe essere familiare per molti di voi, una via d'uscita qui c'è. Ok? Qui fanno vedere delle comunicazioni, diciamo un intrattenimento con un'altra persona che la Bilancia potrebbe avere proprio per evadere, per scappare un pochino da questa situazione. Ma andiamo ad ampliare, andiamo a chiedere un pochino lumi, va bene? Oltre a questo, qui fanno vedere anche l'arrivo di denari, l'arrivo di soldi durante questa settimana, ma anche dei soldi spesi. Potreste decidere di spendere dei soldi per la vostra persona, quindi per la cura di voi, estetista, parrucchiere, le unghie, insomma quello che vi pare, vestiti, ma anche per altre cose, diciamo libri, perché qui vedo anche lo studio, magari potreste comprare qualcosa ai vostri figli, insomma, va bene? Qui c'è pure questo. Andiamo a vedere adesso che cos'è questa carta centrale che un pochino smuove tutto. Vediamo.
Ma guarda, qui ci potrebbe essere anche un litigio bello forte, la voglia proprio di chiudere con tutto e con tutti, in special modo io credo con questo re qui di cui vi parlavo prima. Diciamo che c'è una situazione per la bilancia molto molto pesante, una situazione di chiusura, quindi qui se siete arrivati al capolinea ci sta che cominciate ad allontanarvi da questa situazione, eh? Quindi sia che siate voi l'uomo o la donna qui di questa situation, se siete donna però qui un modo lo trovate, perché qui vi vedo parlare, comunicare anche con qualcun altro. Qui c'è la fine di qualcosa, ma c'è anche un cambiamento positivo. Io qui ci vedo comunicazioni con un'altra persona che potreste fare. Ok? Non è detto sia un amore, magari come si dice, cercherete di passare il tempo, di riprendervi un pochino, diciamo così, da queste mancanze, da quest'aria pesa, molto pesante con quest'uomo, con questa situazione, facendo altro, ok? Vediamo. Molta inquietudine, molto nervosismo, eh? Questo Marte in Ariete si fa sentire sicuramente. Guarda, qui mi è uscito due volte l'asso di coppe. Qui sicuramente c'è qualcosa di nuovo. Non qualcosa di nuovo, ma visto le carte che vedo, anche qualcosa di vecchio che torna, ok? Quindi qui c'è sicuramente una notizia. Una notizia, una novità, perché la vedo anche qua, una novità affettiva che vi potrebbe, diciamo così, rincuorare o comunque farvi superare, sopportare un pochino meglio questo momento. Non escludo un viaggio per la bilancia, qui potreste fare un viaggio lontano. Potreste fare un viaggio lontano, o per lavoro, o per divertimento, insomma, vedete voi. Andiamo a vedere questo messaggero che cosa dice, vediamo un po' perché è lì e cosa farà. Allora. Sì, guarda qui. Allora, qui c'è una situazione, ci potrebbe essere sia una persona del nostro passato, passato inteso come qualcuno che si fa risentire, magari qualcuno che non era stato molto chiaro con noi, non era stato molto limpido con noi, o ancora una persona che si era sottratta da qualcosa nei nostri confronti, quindi o che non si era più fatta sentire o che non ci ha dato più risposta, va bene, magari gli abbiamo chiesto qualcosa, gli abbiamo scritto, non si è più fatta viva, bla 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 e ancora bla. Le situazioni potrebbero essere 3000. Qui ecco che ti arriva questa comunicazione, qui c'è proprio una comunicazione che entra. Che arriva a noi, che ci preannuncia una novità anche abbastanza positiva, da quello che vedo. Va bene? Potrebbe essere sempre questo re di spade, potrebbe anche essere sempre lui che si è sottratto, che non si stava più facendo vivo, lasciandoci un pochino braghe di tela, cioè come dire, ma questo è fa. Potrebbe rifarsi vivo, come invece potrebbe essere molto probabile un'altra persona che si fa viva, ok? Che si fa viva con noi e ci fa tanto tanto piacere, perché qui c'è il cuore di mezzo, eh? Qui c'è un'emozione, quindi qui c'è un qualcuno che si fa vivo, che ci fa emozionare, che ci fa tanto piacere sentire, ok? Ok, c'è anche l'arrivo dei denari, eh? Non so se ve l'ho detto, ve lo dico adesso. Vediamo l'oracolo cosa dice per la bilancia, andiamo a vedere per la bilancia. Dal 31 agosto al 6 settembre, alchimia, vedi? E infatti, in questo momento hai il tocco magico e ogni tuo progetto si trasforma in un successo. Quindi, effettivamente, qui abbiamo visto i denari. Abbiamo visto, guarda, è la risposta sì, se avete chiesto qualcosa dentro di voi.
i denari arrivare, una comunicazione molto positiva, anche di lavoro, anche di lavoro, o comunque di studio, se studiate. Quindi qui se studiate, state facendo un corso, qui vi potrebbe andare bene. Se vi dovete iscrivere da qualche parte, aspettavate una risposta, bla bla bla, questa potrebbe arrivare. Insomma, qui si va verso il positivo. È vero che c'è una situazione del cavolo. È vero anche quello, ma è anche vero che ci sono anche le novità positive in questa settimana. Magari, ecco, se avete a che fare con un uomo di un certo tipo, non vi fidate più di tanto perché è un po' bugiardello. Qui ci sono delle bugie, ci sono delle scuse. Insomma, qui c'è una persona che tenderà a portarvi avanti su un qualcosa raccontandovi una marea di cavolate, va bene? Quindi ecco, attenzione magari a quello, a non fidarvi troppo. Vediamo un pochino adesso i segni zodiacali, però insomma c'è anche del bello in questa settimana. Vediamo quali sono i segni zodiacali con cui avrà più a che fare il segno della bilancia durante questa settimana. Vediamo, bilancia. Guarda, qui c'è il segno del toro. Con quali segni zodiacali avrà a che fare la bilancia? Vediamo. Allora, oltre al toro, qui ci sono i gemelli, la vergine, il cancro. Con quali segni zodiacali avrà a che fare la bilancia, l'ariete, bello scontro ariete bilancia, eh? Ah, qui ne ho prese due. Allora, il segno dei pesci, poi c'è la conferma della vergine. Con quali segni zodiacali avrà a che fare la bilancia? Il capricorno. Quindi tutti i segni, la Vergine confermata per la terza volta il Leone, che non so se ve l'ho detto, no, ve lo dico adesso. Allora, Ariete, Leone, Vergine, Gemelli, Cancro, Capricorno, Pesci, Toro, ok? Questi sono i segni che più saranno coinvolti secondo me, quindi fammi sapere. Se riconosci questa situazione, insomma, dimmi un attimino che cosa stai vivendo e se ritrovi un po' anche questi segni zodiacali, sono bei riscontri, quindi ti leggo, ti aspetto giù nei commenti, va bene, cara Bilancia? Un bacione, ti aspetto sempre qui al prossimo video, naturalmente. Ciao, a presto.